altri braccianti della stessa provincia per l'ufficio di collocamento che non doveva avvenire il mercato di piazza e che poi portò con la visita di Brodolini a gennaio dell'anno successivo 69 il ministro del lavoro Brodolini alla conformazione di uno statuto sui diritti dei lavoratori e che Avola ha il merito di avere così avviato questa, che poi ha subito delle trasformazioni come è stato tragico per tante, come anche bisogna dire, le trasformazioni nel mondo del lavoro, la scomparsa quasi dei braccianti, le trasformazioni sociali della società che obbligano a una nuova analisi per affrontare meglio i diritti dei lavoratori. Ora questa è la nostra condizione, in questa, altrimenti si esce fuori dalla storia se si fanno cerimonie di questo tipo solo commemorative o con un tocco di due dita di una ghirlanda messa lì, no? Non è questo il senso che può avere per noi che viviamo con la speranza di un mondo migliore e che Avola ha rappresentato allora per tutta l'Italia, per il movimento studentesco, per me stesso che andavo in giro a passaggi in autostop quando dicevo Avola, Avola, tutti sapevano della nostra storia, della nostra città e della lotta per i diritti, rappresentavamo un faro, sicuramente un punto di riferimento che incoraggiava a resistere, come ora l'Ampi di Avola vi invita a resistere ad ogni difficoltà, ad ogni sbandamento ideologico in questo momento dove non c'è nessun partito, ci sono solo uomini che si candidano e che dietro di sé vogliono servi in tutte le varie fasi del potere, dal potere locale al potere provinciale al potere regionale. Sono uomini che dicono io mi candido. Questa storia non è possibile che continui. Noi rappresentiamo insieme qualcosa, non da soli. E per questi diritti noi dobbiamo, ecco perché vi vogliamo qui a rappresentare qualcosa per i fatti vostri. Io chiudo e passo la parola a chi vuole intervenire senza una scaletta. Chi vuole venire, per favore? Francesco Randone dell'Ampi di Siracusa. L'amico Ciccio ha già sintetizzato tutto, lui un po' è la memoria storica di fatti, assieme a qualche altro testimone che magari in questo momento è più presente, come Orazio Cosi. Orazio è in Unione Sovietica e rientrerà in corpo. Adesso è diventata Russia. Russia. Se permettete però vorrei fare una breve puntualizzazione. Non è un caso che io stamattina stia venendo ad Avola portando questo libretto, che non è un libretto, la Costituzione della Repubblica Italiana. E volendo riflettere un attimo, cosa chiedevano, uso una espressione benevola, i caponi, però questo in senso, diciamo, nel senso benevolo, nel senso di fondamento. Intendevano loro che probabilmente non erano ancora in grado di leggere, c'erano sicuramente, intendevano il riconoscimento degli articoli fondanti della nostra carta costituzionale. La Costituzione è nata dalla lotta di resistenza al nazifascismo, quindi non era una concessione. Chiedevano il riconoscimento dell'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sulla terra, il riconoscimento dell'articolo 36, per ogni lavoratore viene riconosciuto il diritto a un giusto salario, viene riconosciuta la dignità del lavoro, viene riconosciuta la possibilità di poter lavorare, di poter avere un lavoro onesto, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia che allora invece come succedeva normalmente ogni mattina quando ci si ritrovava per poter andare a recarsi a lavorare alle dipendenze di tutto. Tu puoi venire a lavorare con me oggi perché stamattina mi siete sempre. Dall'altro invece non viene perché ieri non mi sono incavolato con lui e oggi per punizione lo lascio a casa. Ecco, lui non lo do. Questo è il riconoscimento che chiedevo. Ci sono state due vittime, sono stati ricordati oggi, ma ci sono stati anche, se il numero se non sbaglio, 48 quelli ufficiali. Quelli ufficiali.
E un altro dato, per quello che può valere, furono raccolti oltre 3,5 chili di posti, sparati dalle forze di polizia, dall'ONU. Esatto. Questo è il dramma di 53 anni fa. Esatto. Ed è per questa ragione che oggi noi ci stiamo ritrovando, come si fa ogni anno, come si è fatto ogni anno nelle migliori intenzioni di Ciccio, per ricordare tutto ciò. Il riconoscimento dei diritti inalienabili, che non possono essere lasciati alla simpatia o alla mercé del primo. Oggi noi siamo qui proprio per questo. Grazie Francesco. Chi vuole dire due parole? Franco Monello, ambiavola. Franco Monello. Anche non ne faccia parte può parlare. Bene, diciamo, Ciccio ha detto già tutto e l'amico di Siracusa, cioè l'amico di Siracusa ha ben focalizzato. Io però vorrei fare due piccole riflessioni. La prima che è riferita al momento in cui avvennero e la seconda riferita all'oggi. Il momento in cui avvennero i fatti, racconto un fatto solo non per me, ma siccome io li ho vissuti quei fatti, a scuola era vietato parlare dei braccianti e della loro lotta. Personalmente assieme ad altri due avevamo fondato un giornale scolastico. Io sono venuto di notte a intervistare i braccianti per metterli in risalto rispetto alla popolazione che pur viveva il dramma, ma come sempre in silenzio faceva finta che non accadesse nulla. E perché così voleva il potere borghese che regnava in quel momento, l'atmosfera di paura. Beh, io feci quell'articolo, ma la protervia di chi comandava la scuola, non il preside ma qualcun altro, e anche la nervosia e diciamo anche di gente di destra mi vietò di fare quell'articolo. Io ero studente e io abbandonai e chiusi quel giornale che avevo fondato io proprio per protesta. Il 2 dicembre eravamo qui e poi successe quel che successe. Ma voglio fare un passo avanti a oggi, perché commemorare è bello, ma costruire è ancora meglio. Bravo. Perché oggi noi ci ritroviamo come allora, in una condizione in cui i padri, i figli dei braccianti, i nipoti, non riconoscono e non vogliono riconoscerli. Hanno di fatto eliminato dal loro mente, rimosso una questione sociale importantissima, perché sono stati abituati, in questi anni è successo di tutto, ma lì è iniziata ad Avola e qui ad Avola in quel giorno è iniziata la strategia della tensione che poi si è sviluppata nel corso del 69, quando c'era un autunno caldo e gli operai erano molto forti e le loro battaglie portarono al 69 e iniziarono lì le bombe in tutti i vari posti che adesso a citarli sono tali e tanti, compresi i tentativi di colpo di Stato, per mettere a tacere un movimento che cresceva, che rappresentava molto e che diventava un incontro importantissimo per i voleri della borghesia, e quindi bisognava farli tacere. Però attenzione che quella strategia della tensione non è finita, si manifesta quelle forze, non voglio rischiare capo il cavolo, però voglio che non tutto per controllare dei bagliardi. Ma oggi noi ci troviamo anche a livello internazionale, con ramificazione in Italia, di fronte ad una strategia della tensione che usa tutti i mezzi, anche quelli del recente Novax, per creare fastidio e destabilizzare le varie nazioni e portarle verso un governo che noi ancora immaginiamo soltanto perché solo i servizi televisivi di coraggiosi giornalisti ci fanno vedere. Quindi una riflessione in questo: la società si deve muovere e non soltanto al momento delle elezioni o delle commemorazioni,
ma bisogna costruire, noi dobbiamo farci partecipi e artefici di questo cambiamento, di questo tentativo, perché la gente, i ragazzi vengono educati alla democrazia, al rispetto della Costituzione, che è un baluardo indispensabile. Questo è il punto. Oggi noi dobbiamo prendere l'impegno di avere questo tipo di atteggiamento nel corso dell'anno e di tutti gli anni. Bene, perché se non si fa così saremo sempre succubi del candidato di turno che sa acchiapparsi 10 e poi comanda per tutti, non solo qui ma anche altrove. Vediamo i vari controllori che ci stanno uscendo. Quindi coscienza, partecipazione e con un obiettivo ben preciso, riportare alla democrazia l'Italia. La democrazia significa partecipazione, non assistere agli eventi. Grazie Franco Monello. Chi vuole dire da solo? Giovanni, Corrado Morale, Avola. Io più che altro volevo portare la mia esperienza di quei giorni, perché guardate, dopo 53 anni ancora oggi lo ricordo come se ero presente, perché in quegli anni effettivamente io ero, in quei giorni ero presente. All'epoca avevo 16 anni e come tanti avevo abbandonato la scuola e quindi lavoravo, facevo il panettiere. E non a caso io tutti i giorni alle 5 di mattina, 4 e mezza, alle 5 facevo il giro da Avola, uscivo da Avola e scendevo dal lungomare di Avola. Tutti i pomeriggi alle 2, appena finivo di lavorare, ero qui in zona, in mezzo ai braccianti, perché già la era già almeno 15-20 giorni che la questione, che la storia andava avanti. Quindi l'ho vissuta giorno per giorno. Dalla mattina, perché alle 4 e mezza, alle 5 di mattina, era mia abitudine portare il pane ai braccianti, perché a quell'ora si portava, alle 6 già si andava a lavorare nella zona dello Stradicoper, nella zona di Cassibile. Tutti i giorni quindi seguivo l'iter di quello che stava avvenendo, tutta la faccenda. E vi posso assicurare che c'era un fermento incredibile, però visto da un ragazzo di 16 anni non riuscivo ancora a concepire come stava carburando la questione. Di sicuro vedevo che insomma stava andando sempre peggio, perché tutti i giorni c'era un malumore incredibile in tutto il paese. Poi lo giorno di poi ho capito che 30.000 braccianti hanno incrociato le braccia in quei giorni, 30.000 persone. Io ricordo, voglio ricordare solo un aneddoto particolare, perché mi preme molto. Mi ricordo che quei pochi blocchi che c'erano prima di quella famosa domenica, gli unici che facevano passare eravamo i panettieri e quelli che portavano il latte, mi ricordo. Questa cosa mi faceva piacere, perché dicevo guarda un po', a me mi fanno passare. Perché in effetti cos'era il motto? Non dobbiamo fermare il pane e il latte per i bambini, loro devono poter passare. Quindi io tutti i giorni passavo. La domenica mattina, prima di quel tragico lunedì, il blocco cominciava da qui per un chilometro all'ingresso dell'incrocio, ancora più avanti. E quindi 4:30, un buio pesto, io non sapevo che c'erano tutti quei blocchi quella mattina. Mi sono ritrovato in mezzo a tutti loro, che cominciavano chiaramente a svegliarsi, 4:30. Mi ricordo che era una notte di freddo pazzesco. Di giorno c'era un sole bellissimo come oggi, ma di notte si moriva dal freddo. Mi hanno bloccato, che non era usuale per me quella mattina, e mi hanno preso, siccome il mio inizio di giro, portare il pane, iniziava proprio da qui, avevo ancora le ceste piene di pane. Appena mi sono visto che mi toglievano tutto il pane dalle ceste, perché poi ho capito il perché, erano 24 ore passa che erano lì fermi a bloccare la strada, la mia prima paura, mica pensavo al loro gesto, mi sono impaurito, perché ho detto caspita, mi hanno tolto tutto il pane, ora mi tocca pagarlo a me. Pensa un po' cosa sono andato a pensare in quel momento. Ebbene, mi ricordo di una persona che sicuramente aveva influenza nel gruppo, è venuta fuori, appena mi ha visto piangere, la prima cosa mi ha detto: no, non ti preoccupare. Chi è che ha preso il pane? Quanto era il pane che avevi nelle ceste? Dillo pure. Mi ricordo che avevo dai 40 ai 50 kg di pane.
ha raccolto i soldi e mi ha pagato tutto il pane, signore, tutto il pane mi hanno pagato, una cosa indimenticabile. Io ho ricominciato a fare il mio giro, come al solito, con l'incoscienza di un ragazzo di 16 anni, mai avrei pensato che poi lunedì pomeriggio ci sarebbe stato quel caos incredibile. Voglio finire appunto riportandomi, siccome io per abitudine, come tutti i panettieri, alle 2 finito l'orario di lavoro c'è la stanchezza fisica e vai a dormire, quel pomeriggio non sono venuto qua, è uno dei pochi pomeriggi che non sono venuto per la stanchezza. Vado a dormire alle 3:30, ho sentito la voce di mia mamma che mi ha buttato giù dal letto urlando, scusate se lo voglio dire proprio, Curaiuzzo Sosa di che non ammazzate, più persona non ammazzate. Mi sono alzato di corso, ho preso il mio Morini con cui sempre giravo in quei giorni e sono venuto qui di corso, quindi alle 4:15 ero già qua. Guardate, una scena indimenticabile. C'era una giornata di sole quel mattino, me lo ricordo. E invece io ho visto solo nuvole, sassi dappertutto, ma non erano le nuvole perché c'era buio, erano le nuvole di quei fumogeni che c'erano state fino a un'ora forse prima di una battaglia incredibile che io ancora oggi non riesco a capire come possa essere avvenuta, eppure è avvenuta. Questi sono quei tragici ricordi di quei giorni che ho vissuto e li ricordo ancora adesso come se fossero sotto pelle, li sento. Grazie davvero, Tornato, per questa bella testimonianza. Giovanni Prendignotti e poi Mauro Mazzone. Io di questo, io dicembre 68 ho preso da due fonti, una che ho chiamato sempre la Casa del Popolo, secondo me, che era la libreria di Cicci, dove si andava a fare cultura più che a comprare libri, e un altro perché c'era mio zio Sebastiano Prendignotti, che aveva 30 anni allora, quando ci fu il dicembre 68, ed era presente qua. Giuseppe Scibilia era suo zio, quindi lui mi raccontò di come trovò Giuseppe Scibilia, perché lui in pratica gli prendeva l'acqua, gliela buttava e tutte queste cose. Quel giorno, quando ci fu la sparatoria, mio zio mi raccontò che Giuseppe scappò in mezzo ai campi che erano tutti correnti e si era seduto sotto un albero, dicendogli mi sento male, c'è di dolore, ma non aveva capito che aveva subito il colpo, perché ancora era vivo. Mio zio, quando gli ha visto la mano, mi raccontava, c'era sangue che usciva e ha capito cosa era stato fatto. È andato a casa, ha chiamato mio nonno Giovanni Prendignotti e sono venuti qua. L'hanno preso sotto il braccio e mi racconta che aveva scimmia e morto nel braccio di mio nonno Giovanni. Quindi con questo sangue che usciva e altro. E a me questa memoria di mio zio le aveva riportate lungo tempo, stropicciate e tutto, e purtroppo come tutte le memorie, anche nella patente l'hanno fatto perdere, hanno buttato le bandiere del Partito Comunista, non come se era qualcosa, dopo che è morto hanno buttato un po' tutta la memoria che aveva raccolto lui. E quella memoria poi l'ho ripresa da Cicci, dove mi raccontava un aneddoto, dove c'era Corrado, dove c'era il professor di Borgoletta, dove c'erano tantissime persone mi hanno raccontato. Stamattina nel vedere ancora qua, sembriamo pochi, non siamo pochi, perché la memoria storica è stata cancellata e se esserci queste persone qua significa ancora c'è la volontà di farlo. Mi piacerebbe che queste persone andassero anche, fossero accolte nei luoghi dei ragazzi, nelle scuole, a manifestare queste memorie, perché dentro le scuole oggi ho visto soltanto, forse il più piccolo ero io, di 47 anni, ho visto la presenza del dirigente, la presenza dell'assessore che era ovvio che ce doveva essere, però non ho visto ragazzi. Ora mi hanno detto che forse stanno facendo qualcosa nella scuola della Vittorini, però sinceramente sì, che alle 10 alla Vittorini vado a parlare chi non ha vissuto, non serve a niente. Io quando sento le storie di Corrado, Franco Monello, le storie degli altri, queste persone dovrebbero andare là a dire Avola è questa. Io mi sono detto, sono stato a Vienna 4 anni fa, quando ho detto da dove viene, da Avola, mi hanno detto Avola 2 dicembre a Vienna. E qua io parlo con ragazzi che ho avuto a scuola di 16 anni, ma perché che succedeva nel dicembre? Quindi per questo qua mi piacerebbe, forse deve partire anche da noi, che le istituzioni che non ci calcolano, che alla fine diamo fastidio, è bello venire qua, però dai fastidio perché gli dici in faccia quello che rappresentano loro e da dove vengono, perché le radici sono importanti, quindi oggi qua ci sono state anche radici marce che hanno creato quella la vita, diciamo. E dovremmo essere noi ad andare anche fuori dalle scuole a manifestare, a raccontare la storia, a parlare, perché se no fra qualche anno, quando noi non ci saremo, io dicevo 68 anni. Questo è l'impegno dell'AMPI. Infatti, noi facciamo questo, memoria. Memoria. In tanti, però come AMPI Nodo mi sono... L'importante è che ci sei. Esatto, mi sono permesso. Quindi grazie a chi è rimasto adesso e chi veramente veniva a questa manifestazione. Bella avere parlato. Sì, e di Anno Prendignotti che certo, era un come no, l'abbiamo conosciuto. Poi è stato anche
no. La Ferre Bracciante, sì. Nonché assessore al Comune di Aula. Certo, sì, come no. Al Comune di Aula, che non abbiamo dimenticato, grazie. E che bene... Mauro, sempre Mauro, ricordare. E poi Salvatore, con tanto piacere, il nostro amico Salvatore. Ovviamente io ho testimonianze da portare per motivi anagrafici, certo. Per cui non posso aggiungere altro a ciò che è stato già detto e anche ad alcune cose che a me risultano nuove, anche per cui apprezzo di aver potuto ricevere stamattina. Io un paio di cosette però le direi su questione semplice ma allo stesso tempo importante. E per la mia generazione, per i giovani della mia età, un po' più piccoli, un po' più grandi, i fatti di Aula sono stati un grande insegnamento e una chiave per capire tanti degli aspetti di questo paese, della nostra zona, del mondo, del capitalismo, eccetera. E, in sostanza, i fatti di Aula oggi ci vengono raccontati, come giusto anche che sia, come un fatto tragico, l'uccisione di due braccianti da parte della polizia durante uno sciopero. E come una cosa fatalistica, come una cosa che poteva accadere in noi. Quello che è accaduto, secondo me, invece, è un insegnamento enorme che la mia generazione ha ricevuto. E il fatto che quella di Aula è stata una battaglia. Chi in quel momento aveva delle rivendicazioni da fare non ha delegato a nessuno la risoluzione di quei problemi, non ha delegato a nessuno l'opposizione in prima persona alla controparte. Quella di Aula è stata una battaglia, secondo me, in cui questi braccianti, questi lavoratori hanno messo i propri corpi davanti a chi voleva farne merce di scambio al minor costo possibile per portare avanti i propri lavori. Quei due morti sono l'insegnamento che si può arrivare anche alle estreme conseguenze pur di vincere una battaglia. Quella battaglia è costata cara, però poi ha portato a molto, ha portato intanto all'approvazione dell'equiparazione di paga fra zona A e zona B, ha portato allo statuto dei lavoratori, ha portato ad altri momenti ufficio di collocamento, di contrapposizione laboratoria e fuori dal paese, e per cui ha insegnato alla mia generazione che scendere in piazza era una cosa giusta, era anche una cosa pericolosa, che era una cosa essenziale quando non c'era altro modo di far sentire la propria voce. E io mi ritengo fortunato ad essere avolese per questo e per qualche altro motivo. Pochi, molti, non lo so, non sono bei tempi per ragionare questa cosa. E l'altra cosa, e quindi ricollego anche a Giovanni, è il fatto che oggi, oltre all'ANPI, alle organizzazioni sindacali, eccetera, ad essere qui, siamo, escluso il sottoscritto, facciamo in extremis Giovanni, poi tutti over Anda. Vero, questa è una cosa che mi dispiace, però ovviamente no, io non lavoro, sono qui per piacere. Ah, lo dirò ora. Non lo sapevo. Dico, lasciamo perdere ovviamente chi lavora, chi ha impegni, chi non può venire, però mi piacerebbe che la rappresentazione giovanile in eventi come questi ci fosse, anche perché, ripeto, per me un evento del genere è stato una delle tante cose che mi ha aiutato a ragionare in maniera diversa su qualunque aspetto della vita e su qualunque questione pubblica che si pone davanti a un giovane, davanti a un lavoratore, a uno studente, a un cittadino, eccetera, eccetera. Non credo di avere altro da aggiungere, potremmo parlare all'infinito e io l'ho già fatto in passato e ho annoiato molto, per cui mi fermo. No, hai incantato il nostro Aldo Lanza, che è sempre, ecco, sempre grazie, Lanzi, e chiunque altro abbia organizzato questo momento, perché al di là della cerimonia ufficiale, esatto, è data un modo per essere formale, stesso punto da tanti anni, questa secondo me è
una novità veramente gradevole, importante, ed è anche il momento in cui si parla di questa cosa e si dice qualcosa, non dico di nuovo, perché quello che è successo a occhio e croce lo sappiamo tutti, ma si parla del fatto. Non si depone semplicemente la corona se suona il silenzio militare, si parla del fatto. Esatto. E ci si augura che non accada mai più, che il ricordo venga tramandato, che il sacrificio non sia stato vano e che l'anno prossimo possiamo ritrovarci qui, se possibile con sempre più persone, sempre più giovani e con una coscienza sempre più ampia di ciò che ci aspetta e di ciò che questo mondo ci propone e a cui dobbiamo opporci sempre quando è necessario, senza vergognarci e senza limitarci al like su Facebook o ad altri sistemi virtuali, oppure delegando a qualcun altro di fare quello che dovremmo fare noi. Questo è stato un insegnamento che io ho avuto dai fatti di Avola, lo tengo caro e vi ripeto, mi ritengo fortunato di aver potuto conoscere, essendo di questo paese, questa storia, e grazie a tutti coloro che me l'hanno raccontata e a tutti coloro che ne hanno scritto. Bene. Grazie Mauro Mazzone, grazie. E c'è qualche altro? Concludiamo? E allora intanto, visto... Poi ci ha parlato. Salve. Bene, allora innanzitutto non potevamo ancora di più tollerare che si continuasse con quel silenzio, con quella toccata di dita e basta, e ci fa piacere, e dico non mi fa piacere, ma ci fa piacere che siate venuti in tanti, perché si è svegliato qualcosa nella circolazione delle nostre idee, non del sangue, delle nostre idee, si è svegliato qualcosa che ha aderito a questa nostra invenzione. Un po' abbiamo disturbato sicuramente, ma ce l'ha aspettato Lucifora e Vigilio Urbano a dirmi, ce lo poteva dire, ma noi non potevamo contrattare anche queste cose, non abbiamo contrattato nulla con l'amministrazione, anche il sindacato ci ha detto che potevamo portare gli altoparlanti, la prossima volta cittadino. Si vede che questa è la prima volta della la svolta, noi ci impegniamo a fare quel che è stato suggerito, un intervento nelle scuole, bella la testimonianza di Corrado, bella di Giovanni, perché no? Sì, perché prossimo no, anno perché no. Ragazzi, ci impegniamo anche a come ampi lo faremo, ci impegniamo a realizzare nel territorio una sorta di intervento per svegliare le persone, scegliendo un angolo, un corner in inglese, un angolo che sia in una piazza, piazza Aliente, che sia nella piazza centrale o piazza Vittorio Veneto, chiederemo per quel spazio che riguarda Aula, indicando per esempio tutte le seconde domeniche degli appuntamenti, dove noi ci incontriamo fisso, e appuntamento parla fisso liberamente di qualsiasi cosa a cuore, con un tempo limite, porteremo una clessidra per indicare che il tempo è scaduto, ognuno parlerà dell'argomento di cui anche questo cercheremo di fare, perché vogliamo creare una migliore opinione, che non ci sia questa caduta totale di valori che la società ci impone. E un pensiero in questo giorno va all'amico Orazio Costa, che siamo riusciti a coinvolgere, voi non sapete come e perché. Lui aveva un grosso handicap, un complesso quasi, di non avere potuto evitare lo scontro con la polizia che poi ci fu, con quei morti, con quei feriti. Lui aveva questo complesso, senso di colpa, senso di colpa, che non riusciva a uscirne. Siamo riusciti un anno a portarlo qui e vi confesso che in altra ora, al di là di quello ufficiale, il 2 dicembre lui nel pomeriggio ogni anno è venuto qui solo a onorare il cippo dedicato ai morti di Avola. Questa per una sua confidenza che io impropriamente forse sto rendendo pubblica. Quindi un saluto all'amico Orazio, che sarà con noi sicuramente in futuro. E poi un grazie a questo signore che ieri, parlando del Pietermelo con me, sta girando un film che sarà una testimonianza, sarà una interpretazione libera, com'è nella creatività, com'è nelle cose della creatività, interpreta a modo suo ed è giusto che sia così. Questo signore che si chiama Corrado, che è con noi e lo ringraziamo per questo, sta anche testimoniando quel che noi abbiamo detto in forma originale, in forma alternativa. Non ce l'ha ordinato né il medico né il candidato di turno,
né uno che un domani sarà il nostro padrone. No, siamo qui perché abbiamo voluto essere qui, dedicare questo tempo come abbiamo dedicato tante volte, tanto del nostro tempo di mattina, di giorno o di notte, a lavorare a servizio degli altri. Grazie. E grazie specialmente a tutti voi che siete qui. Ok? E un ringraziamento particolare a voi dell'AMPI di Siracusa. Grazie, che siete... Va bene? Grazie a tutti, veramente. Grazie. Alla prossima invenzione.